video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglia che ho deciso di chiamare maglia Dalia. Per poterla realizzare io ho utilizzato, in realtà sono tornata ad utilizzare il filato della Mistrico Filati linea Flora Color. Il colore che ho scelto di utilizzare questa volta è il colore 7, guardate che meraviglie di sfumature, mentre vi ricordo che io in precedenza ho lavorato con un altro colore che è il numero 4, che adesso vi faccio vedere, per realizzare una stola. Naturalmente in descrizione mettetevi il link che vi porta al sito per acquistare i filati, vi metterò anche a quello che vi porta appunto alla stola. È questo quello che ho utilizzato, ma guardate quanti altri colori fantastici sono disponibili di questo filato. Il gomitolo è da 100 grammi, misura 360 metri, e io vi dico già che per la taglia S ne ho utilizzato un gomitolo e mezzo, quindi due gomitoli vanno bene anche per una taglia M, mentre una taglia L e XL vi consiglio tre gomitoli. Altra cosa, se volete fare le maniche più lunghe, mi raccomando taglia S, vanno sempre bene due gomitoli, taglia M ve ne consiglio 3, taglia L 3, taglia XL 4, questo ripeto se volete fare le maniche lunghe. Per quanto riguarda la lavorazione è semplicissima. Mi avvicino così la rivedete. La lavorazione è a T, questo significa che si vanno a fare due rettangoli, uno per il dietro e uno per il davanti, che partono da dove volete che arrivi la manica all'altra manica. E mi raccomando, il rettangolo che va sul davanti deve avere un motivo 2 in più. Comunque nel tutorial vi dico quanti motivi in più ho messo rispetto a quello dietro. L'altezza dei rettangoli che vale al vostro scalfo. Una volta fatto ciò si vanno a mettere i marcatori, si lavora in tondo la maglia e si vanno a cucire poi due pezzi sopra e sotto appunto per creare le maniche. Io ho lavorato con uncinetto del 4,5, ma gli ultimi motivi qui, per poterli avere più morbidi, vedete è morbido, ho lavorato con l'uncinetto del numero 5. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così, come sempre, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia modello a T, ossia andremo a fare prima due rettangoli la cui lunghezza equivale alla lunghezza delle nostre maniche comprese le spalle, io ho deciso di utilizzare il filato della Mistrico Filati linea Flora Color, questo fantastico gomitolo da 100 grammi che misura 360 metri ed è un misto, ve lo vado a leggere per non sbagliare, lana e acrilico. Vi ricorderete che io in realtà l'ho già utilizzato questo colore esattamente per poter fare la stola, questa volta invece andiamo appunto a fare una maglia. Vi dico già che io lavorerò a questo colore che è il numero 7 e inizierò a lavorare con l'uncinetto del 4,5. Come vi dicevo, andremo a fare due rettangoli, che il rettangolo avanti dovrà avere due motivi in più rispetto a quello dietro. Per il rettangolo dietro, io però vi farò vedere qui un piccolo campione, io monterò un totale di 121 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 4 a cui va aggiunta una catenella filale, e lavorando con l'uncinetto del 4,5 montando 121 catenelle, io ho un totale di 60 cm di larghezza e di lunghezza. Non voglio fare maniche lunghe, voglio fare delle maniche a 3/4 perché voglio poter indossare questa magliettina soprattutto sopra dei lupetti e quando la stagione inizia un po' a farsi più calda rispetto all'inverno vero e proprio. Per questo la lavorazione sarà leggermente forata, non tantissimo, non vi preoccupate. Come vi dicevo, quindi per la parte dietro io andrò a montare 121 catenelle, mentre per la parte avanti io andrò a montare due motivi in più, quindi aumenterò di 8 catenelle quando andrò a realizzare la parte avanti. Mi raccomando, taglia ML in questo momento non per quanto riguarda le catenelle da mettere, dipende dalla lunghezza che volete fare delle vostre maniche. Se volete le maniche di più lunghe rispetto al mio, dovete andare a mettere tante catenelle per avere la lunghezza che desiderate. Mentre per quanto riguarda l'altezza, mi anticipo già, rispetto ai giri che farò io, taglia M e taglia L dovrà fare sicuramente più giri per arrivare ad altezza del rettangolo che equivalga al vostro scalfo. Nel mio caso io dovrò stare intorno ai 13-14 cm, quindi le taglie più grandi intorno alle 16 cm taglia M e penso intorno ai 18 cm taglia L. Quindi mi raccomando, l'altezza del vostro rettangolo deve corrispondere all'altezza dei vostri scalfi. Detto ciò, quindi possiamo andare a fare i nostri giri, che saranno semplicissimi, sono tre giri che vanno sempre ripetuti, quindi veramente semplice semplice semplice, e andiamo a realizzare subito 3 catenelle che sono sta prima maglia alta,
catenella di separazione, prendo il filo, entro nella prima catenella del giro delle di base e vado a fare una maglia alta. Quello che farò adesso lo dovevo fare appunto per tutto il giro, quindi prendo il filo, salto 3 catenelle e di nuovo vado a fare 3 catenelle e di nuovo vado a fare il mio ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Ancora salto 3 catenelle, entro nella successiva e di nuovo a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Devo fare questo quindi per tutto il giro. Salto 3 catenelle e vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Questo è quello che bisogna fare appunto per tutto il giro. Quindi poi vado nell'ultima catenella e vado a fare sempre maglia alta, catenella, rientro maglia alta e abbiamo terminato così il primo giro. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il secondo. Con una maglia bassissima mi porto all'interno dell'archetto e vado a fare 3 maglie alte, quindi 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, rientro altre 2 maglie alte, 1, 2. E continuo così, vado nell'archetto successivo, di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3. Archetto successivo, di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Come vedete, quindi è veramente semplicissima la lavorazione. Scusate, mi stavo portando un po' di roba. Quindi continuo a lavorare, vado a fare sempre le mie 3 maglie alte all'interno dell'archetto di una catenella. Archetto successivo, di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Vado nell'ultimo archetto e di nuovo vado a fare le mie 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Abbiamo terminato così anche il secondo giro. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro terzo e ultimo giro. Con delle maglie bassissime mi porto dove ho la seconda delle mie 3 maglie alte e di nuovo vado a fare 3 maglie alte, quindi 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, rientro altre 2 maglie alte e si ricomincia da capo. Vado nelle 3 maglie alte successive, entro nella seconda e vado a fare le mie 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Di nuovo gruppo successivo di 3 maglie alte, entro nella seconda e vado a fare le mie 3 maglie alte, 1, 2, 3. E continuo quindi questo per tutto il mio terzo giro. Vado nella seconda maglia alta del gruppo di 3 e faccio le mie 3 maglie alte in questa maniera, davvero davvero semplicissimo. Voglio farvi vedere come terminare il giro e come iniziare poi di nuovo a fare il primo, visto che comunque abbiamo una base diversa rispetto alle catenelle iniziali. Quindi vado a fare il mio ultimo gruppo di 3 maglie alte sopra la seconda maglia alta dell'ultimo gruppo di 3 maglie alte del giro precedente. Niente, questo filo ha deciso che deve venire qui e scocciare. Scusatemi. Quindi ci giriamo con la lavorazione e per fare il primo giro con delle maglie bassissime ci portiamo sempre dove abbiamo la seconda maglia alta e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, catenella di separazione, rientriamo maglia alta. E questo lo facciamo sempre, quindi andiamo sempre nella seconda maglia alta del gruppo di 3 e andiamo a fare il nostro ventaglio, maglia alta, catenella, rientriamo maglia alta. Quindi ancora andiamo nelle 3 maglie alte successive, entriamo nella seconda e di nuovo maglia alta, catenella, rientriamo maglia alta. Quindi semplicissimi sono i 3 giri che andiamo sempre a ripetere. Vi ricordo che l'altezza del rettangolo deve corrispondere all'altezza del vostro scalfo. Quando poi avremo fatto i 2 rettangoli, io vi consiglio, a prescindere dalla taglia che siete, di fare il rettangolo avanti con 2 motivi in più rispetto a quello dietro, quindi sono 8 catenelle in più, visto che ogni motivo è 4 catenelle. Quando poi andremo a mettere uno sopra l'altro i 2 rettangoli, mi raccomando, le catenelle devono andare nella parte sopra, che quindi quello che non verrà cucito corrisponderà al nostro scollo, però questo lo vediamo più in là. Però ricordatevi sempre che terminati i 2 rettangoli, io poi naturalmente vi dirò quante volte ho ripetuto i 3 giri, dobbiamo andare a posizionare in modo da avere le catenelle in alto.
dunque ho terminato il mio primo rettangolo, ho ripetuto i tre giri per tre volte, quindi io ho un totale di 9 giri e mi è venuta alta circa 13 centimetri. Come larghezza invece vi ricordo che sono intorno ai 70 centimetri. Adesso andrò a fare anche il rettangolo avanti, dove vi ricordo che io monterò due motivi in più rispetto alla parte dietro, quindi io per la parte dietro ho 30 motivi, per la parte avanti ne metterò 32. Mi raccomando, fate la stessa cosa anche per le altre taglie. Rispetto a quello che avete messo dietro, andate a montare due motivi in più rispetto al pezzo dietro. Una volta fatto anche il pezzo avanti, quindi io vi dirò vi metterò i marcapunti per andare a continuare la lavorazione con il corpo della maglia. Ho terminato anche la parte avanti, come potete vedere ho messo i miei marcapunti sotto, sopra li metterò dopo, e sotto io ho lasciato liberi 9 gruppi di 3 maglie alte sia avanti che indietro, mettendo i marcapunti dopo appunto il mio nono gruppo. Stessa cosa da quest'altra parte, ho lasciato liberi 9 motivi sia avanti che dietro, e quindi questa è la mia circonferenza per il corpo, che per me va più che bene e che comunque allargherò un pochettino, perché vi faccio vedere appunto come andare a fare la lavorazione che ci porta direttamente dalla parte dietro alla parte avanti, che sarà leggermente diversa da quella che vi facciamo solitamente. Continuo a lavorare sempre con un centro del 4,5 e qui vedete dove ho messo il mio marcapunti, e vado a fare così. Creerò sì, ho detto bene, un gruppo di 3 maglie alte, però qui è il mio inizio e fine giro, quindi io qui mi aggancio subito, quindi tolgo il marcapunti, ecco. Mi aggancio subito con il filo sia nell'arco avanti che nell'arco dietro che mi separa i gruppi di maglie alte, e vado a fare una maglia alta, quindi 3 catenelle, 2 e 3. Vado di nuovo nell'archetto, però solo quello sul davanti, vedete qui dove si è formato questo archetto, quindi vado a fare una maglia alta e poi vado a lavorare come ho sempre lavorato. Faccio la catenella di separazione e di nuovo rientro dentro sia nell'archetto avanti che nell'archetto dietro che nell'archetto avanti, e vado a fare un'altra maglia alta. E adesso vado a lavorare normalmente il mio primo giro, quindi vado nella seconda delle mie 3 maglie alte e vado a fare il mio ventaglio, quindi vado a fare maglia alta, catenella, rientro maglia alta. Ora mi raccomando, chi non deve iniziare con il giro di 3 maglie con il giro del ventaglio, ma deve iniziare col giro di 3 maglie alte, va a fare una maglia alta sola nel primo nello spazio tra i due gruppi avanti, una maglia alta all'interno dei due spazi, quindi come abbiamo fatto noi la maglia alta, e una maglia alta nello spazio del davanti, in modo tale da avere il gruppo di 3 maglie alte. Quindi ripeto, chi invece che come me deve fare i ventagli ma deve fare i gruppi di 3 maglie alte, va a fare una maglia alta nell'archetto tra i due gruppi di maglie alte, una maglia alta prendendo sia sia lo spazietto avanti che lo spazietto dietro, e una qui sulla davanti. A questo punto quindi io continuo a lavorare normalmente il mio primo giro, andando sempre a fare maglia alta, catenella, maglia alta, e continuo così fino ad arrivare all'altro marcapunto, dove vi farò vedere di nuovo come passare dalla parte avanti alla parte dietro. Questo ci permetterà appunto, come vi ho detto, di allargare ulteriormente la nostra lavorazione. Quindi se pensate che sia un po' troppo stretto il marcapunti come l'avete messo, non vi preoccupate, potete benissimo andare a fare appunto come abbiamo fatto in questa maniera. Si allargherà di un centimetro, forse anche un centimetro e mezzo, sia a destra che a sinistra. Eccomi, sono dove ho l'altro marcapunti, quindi lo vado a togliere e di nuovo prendo il filo, entro sia avanti che dietro nello spazio e vado a fare la mia maglia alta, catenella di separazione, rientro sia avanti che dietro e vado a fare la mia altra maglia alta, creando così il mio ventaglio, e poi torno a lavorare normalmente. Vado nella seconda maglia alta e vado a fare il mio ventaglio, quindi maglia alta, catenella, rientro maglia alta, e continuo a lavorare normalmente. Naturalmente quando termineremo qui il giro, io entrerò, farò una maglia bassissima, entrerò all'interno dell'archetto e andrò a fare il mio gruppo di 3 maglie alte, iniziando quindi a fare il giro di 3 maglie alte e allargando in questo caso la mia lavorazione.
Mi sono dimenticata di dire, per le taglie più grandi io ho fatto 9 giri, ma per una taglia M io vi consiglio di andare a fare almeno 12 giri o comunque 11 giri, quindi ripetete i 3 giri per 3 volte, più ripetete almeno altri 2 giri. Per una taglia L io invece vi consiglio di andare a fare almeno 15 giri, quindi ripetete i 3 giri per 4 volte e poi fate un ulteriore giro. Questo appunto per le taglie più grandi, dovete comunque arrivare a una altezza che sia uguale ai vostri scalfi, quindi io sono arrivata a circa 13 centimetri e per una maglia per me va bene, però taglia M arrivate almeno a un 16 centimetri, per una taglia L anche a un 18 centimetri e mezzo, 19. Or dunque, allora io ho ripetuto dagli scalfi fino a giù i 3 motivi per 11 volte, però gli ultimi 4 giri, 4 motivi sono andata a lavorare con l'uncinetto del numero 5, questo per allargare un po' la lavorazione. Mi raccomando, per chi necessita di allargare ulteriormente la lavorazione, il mio consiglio, oltre a quello di cambiare uncinetto, è quello di mettere una catenella di separazione tra i ventagli e i gruppi di 3 maglie alte. Sì, la lavorazione viene più forata, però si allarga, quindi questo è il consiglio che vi do: passate a lavorare con uncinetto di mezza misura più grande e mettete le catenelle di separazione. Magari potete alternare, non metterò dopo ogni gruppo, ma un gruppo sì o un gruppo no, dipende da quanto dovete andare ad allargare. Una volta fatto ciò, sono andata a cucire sempre con con l'ago di lana e lo stesso filo che ho usato per la lavorazione, la parte sotto dei rettangoli dall'esterno dove ho messo i marcapunti, e in te sopra sono andata a cucire per circa 24 centimetri sia a destra che a sinistra, lasciando quindi uno scollo, ve lo dico subito che ho il metro qui, di larghezza che mi va dalla chiusura, dalla cucitura a quest'altra, di 25 centimetri, e come larghezza va più che bene. Questa è la parte davanti, scusatemi, ecco perché il collo scende un po', vedete, proprio perché è tondo. Quindi anche in questo caso la mia maglia è terminata.